Eccoci, oggi faccio una presentazione, questa volta in italiano, è raro che faccio delle presentazioni italiane, su un mio libro dedicato alla neuropsicanalisi. Dunque, è un libro scritto in francese, forse nel futuro sarà tradotto in italiano, che si intitola La neuropsicanalyse en jeu théorique et pratique, come si potrebbe tradurre la neuropsicanalisi e le scommesse teoriche e pratiche. Cioè, la neuropsicanalisi cosa ci dà in più alla psicanalisi dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico. La neuropsicanalisi nasce in America, in Europa è poco conosciuta, nei paesi francofoni come la Francia e il Belgio pochissimo, in Italia un po' di più perché ci sono anche degli teorici che hanno fatto tanti lavori così di esperienza in questo campo. In questo video tratterò un solo punto delle scommesse teoriche, che è uno dei punti più importanti, ma ce ne sono tanti altri, poi anche delle questioni pratiche, che riguarda la scientificità della psicanalisi. Allora, bisogna sapere che da quando è sorta, da quando è nata la psicanalisi, la psicanalisi è sempre stato l'oggetto di tante critiche, più o meno valide e giustificate. E c'è una soprattutto che ha invalidato, cioè che ha veramente dato un grosso colpo alla psicanalisi, che è sulla scientificità. Cioè, la questione era la psicanalisi, la teoria psicanalitica e i suoi enunciati sono scientifici oppure no? La psicanalisi come teoria è scientifica oppure no? È chiaro che già dall'inizio del suo sorgere tanti hanno considerato la psicanalisi come non scientifica, però è soprattutto un epistemologo, Karl Popper, molto conosciuto, uno dei più grandi epistemologi, che ha dato un colpo, ha sferzato un colpo netto, che ha in modo categorico enunciato che, e spiegato, dimostrato che la psicanalisi non è scientifica. Allora, Karl Popper dunque introduce nel mondo dell'epistemologia delle condizioni nuove affinché una teoria, un enunciato, possa definirsi più o meno scientifico. Prima di Popper, ebbene, un enunciato era considerato scientifico se poteva essere verificato, testato, in modo sperimentale. Con Karl Popper si aggiunge altre condizioni che rendono molto più difficile considerare in definitiva un enunciato scientifico oppure no. E cosa aggiunge? Ecco, dice, ecco, un enunciato non basta che sia verificabile, non basta che uno possa testarlo anche in un quadro di esperienza sperimentale, dunque un quadro molto, molto rigido, no. Bisogna anche che questo enunciato possa essere nelle condizioni, nel suo modo di essere formulato, questo enunciato, le condizioni di essere ogni volta falsificabile, cioè reso falso. Ecco, questo può essere reso falso oppure no. Se non lo è, bene, non è un enunciato scientifico. Ebbene, c'è un altro epistemologo, dunque Karl Popper dice, la psicanalisi, gli enunciati psicanalitici non sono scientifici perché? Beh, perché ogni enunciato psicanalitico si ritrova in un contesto di discorso interpretativo dove si può inserire sempre un enunciato che sia vero e nel contempo, allo stesso tempo, un enunciato che va a contraddire questo qui, dunque il suo contrario, cioè dire, esporre un enunciato e simultaneamente si può trovare il suo contrario. E questo dunque rende tutto enunciato che esce dalla teoria psicanalitica come non falsificabile, e dunque la teoria nella sua totalità, la psicanalisi è una teoria non scientifica. C'è un altro epistemologo, anche lui molto conosciuto, Granbaum, non so se lo pronuncio bene, che lui dal canto suo va a dire che no, ci potrebbero, ecco il condizionale, ci potrebbero essere degli enunciati psicanalitici che siano scientifici, però fino adesso non ci stanno, ma un domani non nego che
possano diventarli. Ebbene, c'è uno psicanalista e ricercatore americano, Howard Sherman si chiama, che si iscrive così nel movimento, nel filone della neuropsicanalisi, che lui, si è detto, beh, proviamo a verificare se non ci sono degli enunciati che rientrano in queste condizioni di scientificità. Ebbene, dopo diverse decenni, si parla ecco di una carriera di ricerca sperimentale che dura da più di 30 anni, ebbene è arrivato a rilevare la sfida, a riprendere la sfida di Grunbaum e di dimostrare che ci sono degli enunciati, ma non qualsiasi tipo di enunciati, no, degli enunciati psicanalitici che fanno parte dell'assetto teorico fondamentale dei pilastri della teoria psicanalitica, cioè un inconscio dinamico e la rimozione. Ecco, questo è un po' quello che arriva a dimostrare. Grunbaum ha avuto l'occasione di rileggere alcune ricerche di Howard Schwerin, e in effetti ammette che sono ben costruite, ha fatto a un certo punto anche una piccola critica a un modo di procedere di Aursch e Chevrin, che a sua volta ha ripreso l'esperimento, l'ha rifatto seguendo i consigli di Grunbaum, e è risultato una cosa valida per Grunbaum. Ed ecco che la psicanalisi, che in un tempo da un grande epistemologo come Karl Popper è stata considerata come non scientifica, ecco che da ormai qualche decennio, e soprattutto questo filone della neuropsicanalisi, ecco che dei concetti, degli enunciati che fanno parte che sono poi i pilastri della teoria psicanalitica, ebbene, possono essere d'ora in poi considerati come scientifici, per cui la psicanalisi in quanto tale non può più essere considerata come non scientifica. Ecco qua, alla prossima video. Arrivederci. Thank you.